Buongiorno, mi chiamo Barbara Sorgoni, vivo a Torino e insegno antropologia culturale e antropologia delle migrazioni nell'Università di Torino. Dunque, se siete approdati o approdate a questo canale YouTube, avete visto che il nostro progetto, che ha per titolo Isole di convivenza, modelli e pratiche per la convivenza interculturale, vi propone una serie di interventi, diversi video preparati dai membri del gruppo di ricerca. Per ascoltarli e utilizzarli al meglio, vi consiglio di sentire prima il breve video introduttivo che vi può dare un'idea di come si sia svolto questo nostro progetto di ricerca e poi per secondo il video del professor Francesco Remotti, perché illustra anche di cosa si occupa l'antropologia culturale e come intendiamo o abbiamo inteso all'interno del nostro progetto di ricerca il concetto di convivenza, il termine che appunto lega tra loro tutti i video che trovate in questo canale. Dunque, in questo mio intervento io vi parlerò delle migrazioni contemporanee e lo farò toccando tre punti che in questo caso possiamo formulare come delle domande. Primo, chi sono i richiedenti asilo e i rifugiati? Secondo punto, le politiche in atto in questo momento in Italia e in Europa ci consentono di parlare di convivenza? Terzo punto, nei contesti che ho citato e che brevemente descriverò, la convivenza è possibile? Partiamo dalla prima domanda, chi sono i richiedenti asilo e o i rifugiati? Ora, l'Italia, assieme alla stragrande maggioranza dei paesi del mondo, ha firmato una convenzione internazionale che si chiama la Convenzione internazionale sui rifugiati, anche nota come Convenzione di Ginevra, che è stata redatta nel 1951 e che all'articolo 1 recita: rifugiato è chi, nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, primo motivo, la sua religione, secondo motivo, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, dunque abbiamo cinque motivi, chi appunto abbia timore di essere perseguitato nel proprio paese per uno di questi cinque motivi può, se si trova fuori da uno Stato o fuggendo, chiedere protezione allo Stato sicuro o dove pensa di poter essere al sicuro in cui si è recato o si trova. Tecnicamente, una persona che fugge dal proprio paese per uno o più di questi cinque motivi e attraversi dunque un confine statale, recandosi in un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra, ha diritto a chiedere protezione, ha diritto a chiedere di essere accolto, ha diritto a chiedere di non essere rimandato indietro in quei luoghi dove teme per la propria vita o di poter essere appunto soggetto a trattamenti disumani o degradanti. Ora, quanti sono oggi i rifugiati? Vi porto i dati del 2019 perché il rapporto più completo dell'UNHCR, che sarebbe l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, dunque l'organo dell'ONU preposto alla gestione appunto dei rifugiati, il rapporto, dicevo, più aggiornato è quello del 2020, che riporta i dati del 2019. Dunque nel 2019 i rifugiati, cioè le persone che si trovavano fuori dal proprio paese e non potevano farvi ritorno per timore di persecuzione, erano stati calcolati nel numero di 26 milioni. Di questi 26 milioni, 5 milioni e mezzo sono palestinesi. Dove si trovano questi 26 milioni di rifugiati? Ecco, l'85% di questi 26 milioni di rifugiati si trova nei paesi vicini a quelli da cui provengono. Non hanno riusciti a lasciare il proprio continente. L'85% dei rifugiati oggi possiamo dire che si trova accolto per la stragrande maggioranza in paesi poveri del sud del mondo.
potremmo fare un piccolo esperimento e chiederci nello stesso anno quanti sono stati i turisti che si sono spostati uscendo dal proprio paese e attraversando confini. Sono stati 1 miliardo e 480 milioni. Mi sembrano interessanti queste cifre perché ci consentono, penso, di portare avanti alcuni ragionamenti o comunque di porci delle domande. Per esempio, potremmo chiederci quali siano le cause economiche, politiche, che rendono alcuni paesi del mondo particolarmente insicuri o, come si dice in gergo, produttori di rifugiati. E chiederci cioè quale sia il ruolo dei paesi ricchi o dell'Occidente rispetto a questo, quali siano cioè quale sia l'impatto del debito dei paesi del sud del mondo deciso appunto dai paesi ricchi, quale sia l'effetto del commercio di trattati commerciali o di commerci come diciamo grigi o illegali come armi e droga, o quali siano gli effetti dello sfruttamento delle materie prime di cui molti paesi del sud del mondo sono ricchi, pensiamo soltanto alle pietre preziose, oppure al coltan, cioè a quel materiale che abbiamo, di cui abbiamo bisogno per questo qui, no? Non possiamo utilizzare cellulari, non possiamo utilizzare computer senza il coltan. Il coltan si trova essenzialmente, quasi unicamente, in una specifica zona dell'Africa. Oppure potremmo interrogarci proprio rispetto ai numeri e chiederci se effettivamente possiamo parlare di invasione come è stato fatto. Cioè, ad esempio, nel 2019, di quei 26 milioni di rifugiati in Europa, attenzione, non in Italia, in tutta Europa, nel 2019 ne sono arrivati 124.000. Ma soprattutto possiamo accorgerci di come il mondo appaia effettivamente diviso in due. Ci sono cioè due tipi di umanità. Un'umanità che può viaggiare, a cui basta un passaporto per acquistare un biglietto aereo, anche last minute, a poco costo, relativamente sicuro, e spostarsi, e tutta un'altra parte invece di umanità a cui è oggi di fatto impedito lo spostamento. Per la stragrande maggioranza delle persone che abitano nei paesi che possiamo in modo così un po' generico definire il sud del mondo o il sud globale, spostarsi in altri paesi per lavorare, per migliorare la propria condizione, è di fatto impossibile. Questo è il motivo per cui in tempi di globalizzazione, in cui i trasporti sono economici, rapidi e sicuri, queste persone non arrivano tradizionalmente in aereo. Paradossalmente pagano viaggi in modo molto più costoso, perché è molto costoso attraversare il deserto, è molto costoso essere rilasciati dalle carceri libiche, è molto costoso essere messi su un barcone. È costoso economicamente, è molto dispendioso in termini di tempi, l'esito del viaggio è incerto, non tutti, come sappiamo, arrivano vivi. Queste persone dunque oggi possono soltanto spostarsi accettando di rischiare la propria vita, con viaggi molto costosi, molto pericolosi, e se arrivano vivi in un paese sicuro possono chiedere asilo. Che cosa accade dunque all'arrivo in un paese sicuro? La persona verrà intercettata e, se stiamo parlando delle frontiere esterne dell'Europa, quindi segnatamente l'Italia e la Grecia, verrà chiusa in un centro che dal 2015 prende il nome di hotspot, dove la persona può fare la domanda di asilo. Può farla, vuol dire che la persona potrebbe anche non farla, la persona potrebbe non sapere che cos'è l'asilo, la persona potrebbe non sapere di avere dei diritti.
La persona potrebbe sapere di avere dei diritti, ma non sapere che si chiama richiesta di asilo e quindi potrebbe barrare nel foglio la casellina sbagliata. Passare dunque per migrante economico, essere rinchiuso nel centro fino al momento in cui verrà rispedito indietro. Se invece la persona riesce anche un po' fortunosamente a fare richiesta di asilo e chi dentro l'hotspot giudica che quella richiesta di asilo è sensata, può essere accettato. Accettato significa che verrà smistato nel territorio del paese dove è approdato e sistemato dentro ancora un altro tipo di centri, dove attenderà l'esito della domanda di asilo. I tempi di attesa sono divenuti molto lunghi, per legge dovrebbero prevedere solo alcuni mesi, in realtà l'attesa è divenuta almeno di un anno, molto frequentemente un'attesa è di un anno e mezzo. Che cosa accade dentro questi centri? Cosa accade dentro questa lunga attesa? Beh, intanto per i primi mesi alle persone è proprio impedito per legge di cercarsi un lavoro e di lavorare, dunque sono costretti a rimanere nei centri e essere dipendenti dall'assistenza pubblica. La maggior parte dei richiedenti asilo in Italia viene collocata in quelli che si chiamano oggi CAS, centri di accoglienza straordinaria, e la maggior parte dei CAS, dei centri di accoglienza straordinaria, non prevedono nessun tipo di attività per le persone, non prevedono a volte formazione o tirocini di lavoro, non prevedono a volte neanche l'insegnamento della lingua italiana. Nella maggior parte dei casi questi centri sono collocati in zone molto marginali, sono lontani dai centri abitati o lontani dai servizi, dunque collocati in luoghi dove non ci sono negozi, non ci sono bar, non è possibile una qualche forma di socialità, ma non ci sono neanche gli autobus e quindi neanche la possibilità di spostarsi. Per fare cosa? Beh, per esempio per provare a costruire delle reti di amicizia, sociali, che potrebbero essere un sostegno nel futuro. E niente come la pandemia che stiamo vivendo tutti in questo momento ci ha fatto sentire di quanto abbiamo bisogno, no? Quanto abbiamo bisogno delle nostre reti di relazione, no? Dei nostri amici, dei nostri affetti. Ecco, come facciamo a sapere come si svolge la vita dentro questi centri? Se avete sentito anche solo il video introduttivo o qualche altro video in questo insieme che costituisce il nostro progetto, avete sentito che il metodo privilegiato dell'antropologia è quello che noi chiamiamo ricerca di campo attraverso l'osservazione partecipante. Dunque gli antropologi e le antropologhe si recano nei luoghi, nei contesti, presso i gruppi che intendono studiare o comprendere, e ci rimangono per un periodo lungo di tempo vivendo insieme a, vivendo come le persone alle quali sono interessati, diversi mesi almeno. Ecco, questo consente di costruire relazioni di fiducia e di prossimità che arricchiscono appunto la relazione e dunque anche la ricerca. Potete perciò immaginare che questo tipo, questo metodo di ricerca non sia semplice da mettere in atto nel contesto delle migrazioni contemporanee. La chiusura dei centri rende molto difficile a ricercatori e ricercatrici passare dei periodi di tempo assieme ai richiedenti asilo o ai rifugiati per appunto costruire delle relazioni di fiducia. Il modo che è stato più spesso adottato da ricercatori e ricercatrici per fare questo è quello di proporsi come volontari e volontarie e dunque collaborare al lavoro che appunto si svolge dentro i centri affiancando gli operatori, ma non è questo sempre possibile, sempre dato. C'è bisogno di un permesso e il permesso non sempre viene accordato. Dunque, questo interrogativo su come si vive nei centri
o nei campi di accoglienza ci porta al secondo punto, al secondo domanda, forse a questo punto non ce la ricordiamo più, quindi la ripeto, le politiche in atto in Europa o in Italia ci consentono di parlare di convivenza? Ecco, se avete, come suggerito, già ascoltato il video introduttivi e il video del professor Remotti, avete visto come le modalità di incontro con quelli che una comunità definisce gli altri da sé possono prendere diverse forme e di fatto storicamente hanno preso differenti forme. Queste forme noi le possiamo provare ad immaginare su una sorta di linea, no? Di un continuum dove abbiamo diciamo due poli opposti e qualche cosa in mezzo. Che cosa c'è nei poli opposti? Allora, da una parte a un'estremità abbiamo l'annientamento, e cioè la forma di avvicinamento o contatto con l'altro che è caratterizzata da un rifiuto totale dell'altro, un rifiuto della diversità, da quello che noi definiamo il noi, che è storicamente esistito. Questo rifiuto nella forma dell'annientamento è ciò che indica il termine genocidio. Eliminare fisicamente ciò che è considerato differente. Ci sono poi forme che sono un pochino meno radicali di questo rifiuto totale o annientamento, ma che possiamo sempre considerare interne a modalità appunto di rifiuto. Il respingimento, oppure la segregazione, oppure l'indifferenza. Ecco, se noi guardiamo alle politiche europee e italiane di controllo delle migrazioni, alle politiche cioè alle frontiere esterne d'Europa, possiamo dire di essere, di rientrare perfettamente dentro questo estremo del rifiuto. Abbiamo infatti assistito più e più volte a respingimenti, tanto in mare quanto nelle rotte terrestri, pensiamo al percorso dei Balcani. Abbiamo persone che una volta intercettate sono segregate in campi profughi di cui in questo momento il sud dell'Europa è disseminato. Abbiamo anche assistito a forme di indifferenza, per esempio rispetto a questa, alla durata del trattenimento in campi o in centri dove manca tutto, ma anche indifferenza di fronte alle morti sul confine o in mare. In questo senso ho pensato di intitolare questo video forme di sconvivenza, cioè una S davanti che non ci consente di parlare appunto di convivenza. Spostandoci un po' verso il centro, diciamo così, di questa linea immaginaria che diciamo ci descrive le modalità di contatto, no? Tra i noi e gli altri, troviamo altri termini: delimitazione, accettazione, autonomia, rispetto. Penso che questi termini possano racchiudere bene il modo in cui sono spesso trattate le persone dentro i centri di accoglienza mentre attendono una risposta. Le persone possono essere lasciate ad attendere appunto nell'indifferenza, come se fossero macchine in un parcheggio. Spesso i CAS in Italia sono stati definiti in più pubblicazioni come appunto dei parcheggi umani. Si tratta di indifferenza ma anche di delimitazione, evidentemente. Abbiamo però anche dei centri in cui le associazioni e le organizzazioni che lavorano cercano di mettere in atto delle forme che promuovano l'autonomia dei soggetti o che siano capaci di ascoltare, dunque rispettare i singoli bisogni delle persone in quel momento accolte. Dunque, al centro, diciamo così, no? Poi in un punto mediano di questa immaginaria linea, che cos'è che abbiamo? Abbiamo quello che possiamo definire tolleranza, e con tolleranza intendiamo un atteggiamento che sostiene, in termini semplici, va bene, ormai siete qui, potete anche restare qui, a patto che
rimanete in posti separati da noi, da me. E infatti questo patto di non interferire con la nostra vita si vede nei diversi quartieri che vengono definiti a maggioranza etnica, quartieri etnici, quartieri a maggioranza di migranti, per esempio. Dunque, luoghi della città a parte per loro, oppure nel mercato del lavoro, quando si offrono, a prescindere dalle competenze che le persone hanno, soltanto determinati lavori che sono i lavori a parte, e cioè i lavori che fanno i migranti. Ecco, una tolleranza a patto che si proceda parallelamente, proprio come le due parallele che appunto non si incontrano mai. Dunque, che cosa c'è all'opposto invece di questo, all'estremo opposto di questa linea immaginaria, no? La convivenza, che cosa indica? Ecco, questo modello sarebbe un modello di stare insieme in cui a livello individuale proviamo per esempio curiosità, interesse per le vite degli altri, questi sono i termini, e scegliamo anche di farci coinvolgere oppure di coinvolgerli, includendoli dentro le nostre vite, riconoscendo cioè che vivendo nello stesso luogo siamo o diventeremo prima o poi necessariamente reciprocamente dipendenti gli uni e le une dagli altri e dalle altre, e dunque che il modo migliore per predisporre questo futuro comune sarebbe quello di iniziare a progettarlo insieme. Allora, il terzo punto, la terza domanda: possiamo parlare, esiste la convivenza in un, può esistere la convivenza, questo tipo di convivenza in un contesto come quello che ho descritto, Italia, Europa, è possibile? Sì, direi che la risposta è sì, non solo è possibile, ma esiste già. E il punto è che non possiamo cercarla, non dobbiamo cercarla tanto nelle risposte istituzionali dei diversi governi ai processi migratori, perché, come abbiamo visto, i percorsi di accoglienza sono per la stragrande maggioranza delle persone dei luoghi di separazione, marginalità e chiusura. Quando non è avvenuta detenzione e respingimento già alla frontiera, o quando le persone non sono detenute, come avviene nei CPR, senza avere di fatto commesso altro reato che non quello di non avere un documento giusto, considerato in ordine. Lì siamo in presenza di una vera e propria detenzione, a volte del tipo più duro. L'esempio purtroppo è proprio del CPR di Torino. Dunque, quando dico che le persone sono rinchiuse e si toglie loro tutto, anche il cellulare, dunque la possibilità di avvisare qualcuno che si è stati gettati in una sorta di cella di sicurezza, le persone, anche se hanno 20 anni, anche se hanno attraversato il deserto, la Libia e poi il mare, possono non farcela più, e così può avvenire quello che è avvenuto a Torino solo qualche settimana fa, che un ragazzo di 23 anni si uccida. Non troviamo lì la convivenza. Però in Italia, come in altri paesi europei, come in altri paesi del mondo, direi in generale, esistono delle associazioni, delle organizzazioni, delle forme, cioè di partecipazione dal basso, meno strutturate, più spontanee, o più o meno strutturate e spontanee, che mettono in atto delle forme di avvicinamento, interesse, coinvolgimento, che vanno nella direzione appunto di quella che abbiamo definito convivenza. In Italia e nella gran parte dei paesi europei, così come in molti paesi del resto del mondo, esistono infatti associazioni o organizzazioni che dal basso provano a costruire
questa forma o questi tipi di convivenza, facendosi cioè coinvolgere con le vite degli altri. Ci sono, ad esempio, anche senza andare troppo lontano, restando in Italia, associazioni che mettono in contatto persone che hanno ottenuto lo status di rifugiati e dunque possono rimanere legalmente in Italia, ma devono lasciare i luoghi di accoglienza con famiglie italiane o non necessariamente italiane, ma che vivono in Italia, che aprono le loro case, che offrono una stanza per consentire a queste persone quel respiro che gli permetterà di cercarsi un lavoro e con questo poi poter essere autonome e trovare una casa e poter pagare un affitto. Ci sono associazioni che aiutano rifugiati e richiedenti asilo nel percorso di riconoscimento dei titoli di istruzione che hanno potuto acquisire nei paesi da cui provengono prima della fuga, oppure le competenze professionali. Questo comporterebbe la possibilità, quantomeno, di esplorare la possibilità di poter trovare poi delle professioni più vicine alle proprie competenze, quelle che già si hanno. Ci sono associazioni, infine, che mettono in contatto i rifugiati con potenziali datori di lavoro che cercano lavoratori da assumere, pagandoli in modo regolare e appunto trasparente. Le persone che arrivano qui possono, in questa lunga, a volte lunghissima attesa, acquisire molte competenze, ma le persone che arrivano qui hanno tutte e tutti una storia alle spalle, dunque anche già delle competenze, delle conoscenze, delle capacità, insieme a desideri, sogni e progetti. Sicuramente tutte e tutti hanno una forza di volontà incredibile, altrimenti non sarebbero riusciti a arrivare vivi attraverso il viaggio che abbiamo descritto prima. Adesso sono qui e noi possiamo scegliere in che modello di società vogliamo vivere, noi e chi verrà dopo di noi. Possiamo dunque continuare a rifiutare, a escludere, a perderci tutta quella ricchezza che la differenza culturale sempre necessariamente si porta con sé, relegando queste persone ai margini e in spazi separati. Oppure possiamo, come individui, scegliere di esercitare un diritto alla curiosità, all'interesse, al coinvolgimento e, sempre come individui e come cittadini, vigilare affinché a livello istituzionale, dopo 40 anni di migrazione verso l'Italia, possano essere pensate e poi messe in atto delle politiche che, piuttosto che parlare di integrazione, che è un termine molto fuorviante, ma per spiegare questo servirebbe un altro video, politiche che sappiano invece pensare forme di convivenza intese come la possibilità di progettare una vita futura insieme.